ECMA 2021, sono lo stand di Swobby, una startup di Berlino che sta proponendo una sorta di console, a mio parere molto interessante, che vedete qua, che serve a ricaricare le batterie di varie tipologie di mezzi elettrici, quindi per esempio dalle e-bike a noleggio che vediamo in città, alle moto, ai motorini che sono sempre a noleggio in città, fino anche ai monopattini. La console aperta è questa qua. All'interno possiamo vedere che è possibile attaccare, no, la nostra batteria e metterla in carica. Ok, vai. Ecco, con due mani è più facile. Però voi direte, se io prendo un monopattino a noleggio come questo, perché devo fare lo sforzo di posizionare la batteria in carica in una console come questa, che ovviamente si può accedere e sbloccare tramite QR code? Quindi io ho la mia applicazione, col QR code sblocco l'apertura della console e metto in carica la batteria. Voi direte, perché devo mettere in ricarica la batteria? Beh, questo è interessante per le aziende che effettuano il noleggio dei monopattini elettrici o delle biciclette, per avere sempre batterie cariche, e in cambio, mi dicevano i ragazzi di Swobby, ti danno dei bonus, quindi magari dei minuti extra di utilizzo gratis, oppure un credito che puoi utilizzare sempre sul tuo monopattino a noleggio, sempre dello stesso brand ovviamente. Quindi è interessante perché dai un incentivo alle persone che utilizzano i monopattini o le bici elettriche o qualsiasi altro mezzo di mobilità sostenibile in città ad aiutarti a gestire le batterie. La cosa interessante poi è che, gestendo le batterie in questo modo, quindi mettendole in ricarica attraverso la console, Swobby ha una panoramica dello stato delle batterie. Ok, qua vediamo per esempio dove lavorano. Per adesso loro sono una startup tedesca, solo a Berlino hanno più di 29 postazioni, però ne vedo anche qua in Olanda. Insomma, è un progetto che sta nascendo, però è interessante perché attraverso la console posso vedere lo stato delle mie batterie, cioè quanto è sana una batteria, quanta percentuale di residuo a carica massima ha. Le batterie, come sapete, con l'utilizzo a poco non si caricano più al 100%, arrivano all'80%, 70%. Però, gestendo le batterie in questo modo, posso sapere esattamente lo stato di una batteria. Tra l'altro, la cosa interessante è che la console non permette solo di caricare le batterie piccole come queste, ma anche delle batterie più grandi. Ecco, questa non la tiro fuori perché pesa 10 kg, è la batteria di una cargo bike. Però sono molto interessanti anche queste, sono batterie per questo modello di e-bike. Qua possiamo anche poi ricaricare batterie per la moto, queste sono molto grandi. Insomma, però la cosa interessante è una console connessa tramite un sistema di gestione che permette di studiare lo stato di salute delle batterie e quindi di gestire al meglio le flotte delle città, perché ovviamente Swobby si rivolge principalmente agli enti comunali, si rivolge principalmente alle città che hanno messo un servizio di bike sharing, ma perché no, magari anche alle aziende che vogliono mettere, implementare al loro interno, penso a grandi aziende, grandi complessi, un sistema di spostamento tramite e-bike o tramite monopattino, e quindi hanno bisogno di gestire sia la propria flotta che lo stato di tutte le batterie della propria flotta. Secondo me è un concept molto valido, perché no, si parla spesso di mobilità sostenibile eccetera eccetera, però è anche vero che tutto parte dalle batterie, e studiarne lo stato, studiare come sono gestite all'interno di una città, può essere, perché no, molto interessante. Quindi shout out a Swobby, molto interessante questo lavoro, speriamo di vederlo presto a Milano. Mi hanno detto che stanno sviluppando anche il servizio qua. Comunque, in ogni caso, se lo state chiedendo, questa è una console anti-vandalo, quindi è tutto in metallo, è tutto molto solido, molto resistente, quindi posizionata anche in città non dovrebbero esserci problemi, sia per la sicurezza delle batterie, sia per, in generale, se posizionata magari in un punto centrale. E se vi state chiedendo se questi sistemi, questi hub di ricarica sono pericolosi, ovviamente Swobby ha parlato con anche i vigili del fuoco in Italia, con i vigili del fuoco un po' di tutta Europa, e sono a norma, quindi hanno una normativa e sono studiati, oltre che essere sicuri, quindi non è che prendono fuoco a caso, però qualora dovesse succedere qualsiasi cosa, un incendio, sono fatti apposta per resistere sia all'incendio, sia sono normati per avere un estintore posizionato vicino, specifico apposta per le batterie. Ovviamente
c'è una normativa da seguire. In Italia siamo molto rigidi su queste cose, però per esempio mi spiegavano che sono installate anche in dei garage in Germania. Ovviamente garage è un luogo potenzialmente molto pericoloso, oppure loro sono costruiti in modo da resistere a qualsiasi cosa, quindi sì, possono funzionare anche in luoghi al chiuso e sono testati apposta per essere durevoli e non esplodere a caso soprattutto. Secondo me è positivo perché ha un approccio molto pratico, molto pragmatico per la gestione delle batterie. È importante imparare a gestire le batterie, che sono la chiave, no, di tutti questi mezzi molto interessanti, però aiuta questo giusto anche a capire lo stato della batteria, quindi gestire meglio lo smaltimento, insomma molto interessante. Vi ripeto, vi lascio più informazioni qua sotto in descrizione e speriamo di vedere presto console come queste in giro per le nostre città. Da Lakema un saluto a tutti ragazzi e ci vediamo al prossimo video, ciao!